Ehi la ciurma, e così eccoci qui, completata la creazione del personaggio e del nostro gruppo, siamo nell'isola di Hispaniola, pronti per affrontare il tutorial. Allora, mi sa che dobbiamo andare verso quel personaggio. Ok, allora, non appena sbarchi nel porto ti si avvicina un gruppo di soldati guidati da un uomo alto e robusto con i capelli brizzolati, abbigliato in uniforme da capitano. Alt, per ordine del governatore Bernardo de Manzanedo, vi confisco la nave con tutto il carico e l'equipaggio. Con quale giustificazione, se non vi dispiace? Cosa è successo? Hai perso 100 razioni e 80 unità di... Oh, ho perso tutto, vabbè. Al governatore in genere non piace dare giustificazioni per le proprie decisioni, ma io ho ricevuto l'ordine di ingiungere a voi di recarvi al palazzo dell'istante e conferire con sua signoria. Forse riuscirete a cavargli fuori una spiegazione. Allora... Metterò di guardia uno dei miei uomini per assicurarsi che non sparisca nulla, direi così. Metterei allora. Metterei magari un soldato. Quella che era con la spada? Vabbè. Facciamo con Juan Ortega. Ci sta. Al tuo segnale di tornare alla stiva, Juan Ortega annuisce e si fa da parte. Un unico spasmo nell'occhio sinistro tradisce il fastidio di Noriega per il suo insulto. Come la vostra signoria desidera. E ci allontana. Sei sul punto di farti strada spingendo da parte del capitano quando questi ti stende la sua mano. A proposito, il mio nome è Juan Noriega. Piacere di conoscervi. Julius Mazzetes. Fa un cenno del capo e ti lascia andare, quindi torna all'esecuzione del sequestro di tutte le tue cose. Ok, quindi dove dobbiamo andare, mo? Credo al palazzo qua. No, suppongo qua. Al tuo ingresso nell'Alcazar di Diego Colombo, vieni condotto all'ufficio del governatore Bernardino de Malzanedo. Il governatore non sembra essere particolarmente felice di vederti. Oh, Mazzetes, sono lieto che siate potuto venire qui così rapidamente. Di che cosa si tratta? Dritti al dunque, allora. Molto bene, conosco vostro padre di fama, è un uomo potente in Spagna, ma questa è Hispaniola. E ora è a me che rispondete. Non permetterò che la progenie viziata di un nobile paghi il proprio viaggio nel nuovo mondo con il denaro del padre. Ho in mente modi migliori per impiegare i vostri uomini e le vostre risorse anziché sprecarli per inseguire stupidi sogni di fortuna e di gloria. Chiaro? E come intendete impiegarci allora? La verità è che abbiamo bisogno delle vostre truppe qui. Abbiamo dei problemi con i nativi ultimamente e sospettiamo che diversi gruppi di loro stiano preparando un'insurrezione. Fareste bene a servire il vostro re e chi lo rappresenta in questa questione. Sarò lieto di aiutarvi a sistemare questi selvaggi. Se il governatore si compiace del tuo servilismo, lo nascondi incredibilmente bene. Bene! Andate alla fortezza e trovate il quartiermastro, Umberto il Rosso. Insisterà per mettervi alla prova, e temo che non potrei dire nulla che lo convinca a fare altrimenti. Quando avrà finito con voi, tornate qui e discuteremo i passi successivi. Ok, dove dobbiamo andare? Hai detto di parlare con un tizio, ma dov'è sto tizio? E lui? No. Ah, è qua, no, è qua nascosto. Trovare la fortezza non è difficile. Ora che non hai più fretta, hai tutto il tempo di guardarti intorno mentre entri nella nuova città. Incontri il rosso che fuma la pipa all'ombra, mentre con tutta evidenza si gode il clima caldo e osserva alcuni soldati che si esercitano nel cortile. Si rivolge a te con un tono molto amichevole. Così siete il nuovo arrivato. Ho visto arrivare la vostra nave, un'imbarcazione notevole, oserei dire. Dovete conoscere le persone giuste nella vecchia Europa. Ti accorgi che ha un accento
marcatamente italiano. Dei dintorni di Firenze, se le tue orecchie non ti ingannano. Ah, allora devo fare l'accento toscano. Il governatore Manzaneto mi ha mandato qui affinché assuma il comando dei miei uomini. Il rosso incrocia le braccia e sorride. Se mi concedete una battuta, attualmente non sono i vostri uomini, capitano. Tuttavia sarò lieto di porli sotto il vostro comando, una volta che mi avrete dimostrato di avere la stoffa per guidare in battaglia uomini e donne spagnole. Pretendere meno di questo sarebbe irresponsabile da parte mia. Molto bene, se non si può fare diversamente, suppongo che un po' di allenamento mi sarà utile. Il rosso allarga le braccia e quindi batte rumorosamente le mani tra di loro con un ampio gesto. E questo è il tipo di atteggiamento che volevo vedere. Ecco, sembra che la maggior parte dei vostri uomini abbia finito di scaricare il proprio equipaggiamento dalla vostra splendida nave. Perché non procediamo e li dividiamo in due parti? Io guiderò uno dei vostri gruppi, voi assumerete il comando dell'altro. Vediamo se sapete quello che state facendo. Ok, non ho un grande accento toscano, mi spiace. Oh, seleziona battaglione, allora io prenderei soldato. Allora, uno di tre. Un cacciatore. E un altro cacciatore, quasi quasi. Andrei di due cacciatori. Più che altro perché così posso giustarmelo più sulla distanza. Però anche gli altri hanno attacco a distanza, nonostante sia meno preciso. È meno preciso. No, infatti. Attrezzatura cos'è che è? Ah, posso scegliere dell'attrezzatura che ho. Allora. Ah, però non ne ho. Vabbè, effettivamente ci sta. Battaglia. Non dimenticare di passare ad un'arma di combattimento corpo a corpo quando un nemico si avvicina alla tua unità. Ok. Allora, mannaggia, spero che il volume non sia troppo alto perché qua mi sta assordando. Allora, hai iniziato una battaglia, i tuoi uomini sono indicati in blu, i nemici appaiono in rosso. Clicca su una delle tue truppe o sul tuo ritratto. Dov'è il mio ritratto? Ah, sul suo ritratto, sul ritratto dell'unità. Allora, dove sono loro? Allora, 1, 2, 3. Lui ha preso cacciatore, dottore e soldato. Questo è il mio soldato e qua ho cacciatore e cacciatore. Allora io metterei magari un cacciatore. Le attacche di distanza dipendono dalla linea visiva e dalla distanza. Più lontano ti trovi dal bersaglio, minore sarà la probabilità di andare a segno. Alcuni oggetti forniscono copertura parziale, riducendo le probabilità di andare a segno. Alcuni oggetti forniscono copertura totale, impedendoti di attaccare unità da essi protetti. E infatti io andrei qua per ripararmi dietro il cosino e poi attaccherei lui. Yeah. Ottimo, adesso selezionerei lui e farei lo stesso discorso. O forse andare qua. No, andare là sotto è un po' troppo avventato. Lo mi metto qua per ora. E attacco sempre lui. Ok. Gli esagoni verdi mostrano di quanto ti puoi muovere. Resta all'interno della zona verde chiaro se vuoi attaccare in questo turno. Trasforma la tua azione in movimento camminando sulla zona verde scuro. Quindi faccio due, al posto che attaccare muovo due volte. Indicatore di movimento giallo, indicatore di movimento arancione. Ok. Puoi ottenere tra unità di attacco corpo a corpo e distanza. I soldati sono migliori nel corpo a corpo, i cacciatori sono migliori a distanza. Gli esploratori non possono sparare. Allora, io metterei questo qua dietro. Gli anelli di personaggio indicano che cosa puoi fare durante il turno. L'anello blu indica che puoi ancora muovere. L'anello rosso indica che puoi realizzare un'azione. Gli anelli grigi indicano che le azioni sono esaurite. Quando avrai finito, clicca sulla clessidra per terminare il turno. Se pensi di perdere, clicca sulla bandiera bianca per arrenderti. Allora, clessidra, hai bandiera bianca. Ok. Voglio dire che. No, non voglio attaccare ravvicinato. Come faccio qua? Devo cambiare arma. Ok. E voglio. Mancato il 30% di possibilità effettivamente. Allora adesso metto qua e faccio concludo di turno.
Mancato e si è spostato dietro. Mancato, ottimo. Quello si muove. Ui, proprio sotto il tiro. Aia, mi ha preso in pieno. Eppure ero là dietro. Allora, se muovi due unità sui lati direttamente opposti, potranno sferrare un attacco sul fianco su quel nemico. Ok, se cerchi di muoverti vicino a un nemico, questo potrà realizzare un attacco, chiamato attacco di opportunità. Allora, usa il movimento tattico per evitarlo al costo di una tua azione. Anche realizzare un attacco a distanza vicino ad un'unità provoca un attacco di opportunità. Ok, anche allontanarsi dal raggio di corpo a corpo di un nemico provocherà attacco di opportunità. Ok, allora, quindi se ingaggi, ingaggi e boom. Vuol dire che cerco di tirar giù quello per portarci in una situazione di vantaggio. Uso questo per sparare là, che dovrebbe avere l'80% di colpirlo. Ok, uno è andato, ottimo. Adesso loro restano in due. Io ne ho uno qua che è da corpo a corpo, che ha ancora un buon movimento. Lo metterei qua dietro, per approfittare magari della situazione del prossimo attacco. Del prossimo loro attacco. Allora, vediamo un attimo. Quello dalla dietro prova a sparare, ma mi manca. E mi manca anche quest'altro. Ottimo. Ognuno dei personaggi ha varie abilità. Ci sono tre tipi di abilità. Azione di attacco, sostituisce l'attacco. Azione di turno completo, usa un turno intero. Azione libera, di uso libero. Non l'ho capito. Azione d'attacco sostituisce l'attacco. Azione di turno completo usa un turno intero. Se qualcuno dei tuoi è ferito, seleziona il tuo dottore e se scegli l'abilità ristabilisci. Quindi scegli la persona ferita per ristabilire parte della sua resistenza. Ok, ma non ho dottore in questo momento. Lui ha dottori. Ha un cacciatore e un dottore. Effettivamente il dottore potrebbe essere scomodo. Allora, ora come ora, ho un po' di problemi perché... Allora, lui è messo malino. Potrei mandarlo qua, ma rischio il tutto per tutto. Allora farei che mandarlo qua dietro, dove dovrebbe avere comunque una parte di copertura. E provare là, anche se ha una copertura totale. È un gran macello con una copertura totale. Però ci provo comunque. Ah no, non posso colpirlo. Allora, facciamo che scegliere lui e... E lo muovo qua sotto. E di nuovo copertura totale questo. Allora, questo riesce per caso ad avvicinarsi da dietro? No. Lo avvicino qua però. Dovrebbe avere ancora copertura totale. E passo il turno. Ok, questo è esposto al fuoco. Quello si difende. Perché è il dottore effettivamente. Allora, il dottore lo ingaggerei corpo a corpo. Ma non riesco, è troppo lontano. Allora mi sa che devo prendere un diversivo qua. Allora, però mi mantengo sulla distanza, perché altrimenti sono fregato. E mando questo qua. E colpiamo così. Allora, quella è una copertura totale. Farei che muovere in questa direzione. Così che posso scegliere uno dei due versi. O si rivolgono verso quei due o si rivolgono verso quello che ho sotto. Se si rivolgono verso quello che ho sotto ha un corpo a corpo. Quindi dovrei avere più possibilità. Passiamo il turno. Lo cura? Sì. È poco furbo perché adesso ho l'attacco da lato. Dovrei, allora. Noi farei. Farei. Ah no, già che si muove l'altro al coso di opportunità. Porca miseria, ho sbagliato. Ok, però dovremmo comunque sopravvivere. Quello è un po' messo male. Non ha l'abilità, però, perché usa un turno. Però questo da dietro dovrei poterlo colpire per bene. Ok, posso ancora attaccare? No. Ovvio che no, Crebbio, rischio di perdere un soldato là.
Aia! Uno è andato. Allora, io farei che... tirare giù il dottore principalmente. Allora, vado così. E farei così a sto punto. Ottimo. Adesso dovremmo farcela per forza perché ne è rimasto solo uno con poca vita. Ecco. E andrei così e... forse concludiamo direttamente. Sì, ottimo. Ottimo, Comilli. Ah sì, forse perché appunto era solo un allenamento. De Rossi avanza lentamente verso di te attraverso il campo di battaglia, asciugandosi il sudore dalla fronte. Bel combattimento, siete un ottimo stratega, davvero ben fatto. Se lo desiderate anche i vostri uomini possono arruolarsi, non ho difficoltà a lasciarveli prendere con voi. Potete riferire al governatore che ve l'ho detto io. Spero che questa non sia l'ultima volta che ci incontriamo, giovane. Annuisci con gratitudine. Rispondi sorridendo, annuendo stancamente. De Rossi ti dà una pacca sulla spalla, accende la sua pipa e ritorna al suo posto all'ombra. Ok, allora, adesso direi che dobbiamo tornare qua. Credo. Sì. Tamburi nella giungla, sì, dobbiamo andare in là. Al tuo ritorno a palazzo sei costretto ad attendere per un tempo oltreggiosamente lungo che il governatore termini delle faccende importanti. Fortunatamente il palazzo è circondato da un delizioso giardino in cui puoi sederti e far passare il tempo. Quando finalmente ti è concesso di vedere De Manzanedo, questi non fa un minimo accenno di scuse per l'attesa. Sì, bene, bene. Poniamo che abbiate superato qualunque prova De Rossi abbia ideato per voi. Allora, mi aspetto che siate lieto di conoscere quale occasione perfetta vi si presenta per fornire la popolazione, per servire la popolazione di Santo Domingo. Non voglio essere aggressivo, lui che comanda qua. I miei uomini ed io siamo al vostro servizio, governatore. De Manzanedo sorride. Avrete capito che diversi problemi interferiscono nel nostro controllo su quest'isola. Il più urgente è che le nostre linee su dei rifornimenti per Santiago de los Caballeros, a nord, sono state interrotte da un culto pagano che sospettiamo sia praticato tra antiche rovine della giungla più profonda dell'isola. Le nostre linee di rifornimenti devono essere rese sicure. La popolazione di Santiago sarà presto bersaglio di schiavi e ribelli. E le truppe di Santo Domingo hanno permesso che ciò accadesse? Il capitano Noriega si è rifiutato di portare i suoi uomini nelle vicinanze di quelle rovine e in ogni caso queste truppe non possono essere impiegate, c'è bisogno di loro per proteggere la città dagli schiavi. Io non ho credenze superstiziose di questo tipo, dove si trovano queste rovine? A est, nord-est da qui, in quella direzione, la giungla diventa sempre più fitta e il terreno paludoso. Le rovine sono lì in mezzo, da qualche parte. Tenete a mente che non sappiamo quasi nulla di questo culto, non abbiamo idea di che genere di persone siano o di come reagiranno. Vi suggerisco di prenderli di sorpresa e decimarli. Avrete tutto il tempo per capire chi fossero dopo. Vedremo com'è la situazione quando saremo là. De Manzanedo saluta distrattamente. Sì, sì, sono sicuro che capirete come fare. Siete libero di tenervi tutti gli oggetti di valore che dovete scoprire laggiù. Sarà il vostro compenso per un lavoro ben fatto. Tornate qui quando avrete finito e discuteremo al prossimo incarico. Mentre ti allontani dall'ufficio del governatore ti si affianca una giovane donna in divisa. L'antistoricità! Capitano Julius Mazzetes, Isabella de Hiruenes, al vostro servizio. Vi condurrò al molo e sovrintenderò alla restituzione del vostro carico. Le bacio la mano. Porti la sua mano alle labbra e le baci con delicatezza. Non devi toccarla! Quando si fa il bacio a mano non bisogna mai toccare la mano, bisogna avvicinare. Però il bacio si ferma prima di toccarla. Qua invece sembra che lo faccia scorrettamente. La donna arrossisce violentemente e nasconde un sorriso con la mano. Seguitemi, per favore. Ma, scusa, era il modo di salutare abituale, perché deve arrossire? Non è una cosa gentile, è una cosa che è normale. Una donna dall'aria preoccupata ti si affianca lungo la strada. Capitano Mazzetta, se sareste così gentile da concedermi un istante? Sì, ma fate in fretta, signora. Vi chiedo umilmente di tenere i vostri uomini lontano dalle nostre ragazze. L'arrivo del vostro contingente ha creato un poco scompiglio qui. I vostri uomini dovrebbero sapere che le nostre figlie sono virtuose e che noi gradiremmo alquanto che rimanessero tali.
visto che siamo in una città spagnola. I miei soldati sono dei gentiluomini, signora, e vi assicuro che non si sognerebbero mai di dare fastidio alle vostre ragazze. Grazie, vedo che siete una persona per bene che comprende l'importanza di proteggere la virtù di una fanciulla. Mi sento sollevata dalle vostre rassicurazioni. Naturalmente, adios. Adios, capitano. Oh, andiamo a recuperare il carico. Cosa c'è? Ah, è il carico da recuperare, suppongo. Isabella ti riconduce al molo, dove Umberto De Rossi sta supervisionando allegramente l'ultimo controllo doganale del tuo carico, comodamente seduto sulla sua sedia, con la pipa saldamente tra i denti. Stranamente si alza per salutarti quando Isabella annuncia la tua presenza, la sua presenza. Così ci incontriamo di nuovo. Prima di quanto mi aspettassi, devo ammettere. E vedo che avete incontrato Isabella, è una ragazza gentile, non pensate? È la figlia di Andrés de Giruenes. Giunto qui con Colombo sulla Santa Maria, per cui si potrebbe dire che ha lo spirito da pioniere nel sangue. Il vecchio Andrés l'ha avuta con una ragazza Taino, per la quale aveva preso una sbandata. Ma per quanto mi riguarda, lei è spagnola quanto loro. Umberto dà a Isabella un competto affettuoso, che serve ben poco a rimuovere il colore rosso barbabietola, segno di totale imbarazzo, dalle sue guance. Dobbiamo essere gentili, è una donna. Sperate di seguire le orme di vostro padre, signorita? Lei sembra confusa in un primo momento, ma poi si rende conto che forse il tuo riferimento è la sua uniforme. Mio padre era un grande esploratore con una forte brama di avventura. Aveva poco del militare, ma io devo indossare l'uniforme per intraprendere lo stesso suo percorso, e l'ho fatto senza esitare. Anche Umberto sembra un po' perplesso dinanzi alle sue parole enigmatiche, ma cambia rapidamente argomento, tornando alla questione di cui si stava discutendo. Sì, beh, lascerò questa storia per un'altra volta. Credo che il capitano Mazzetes voglia riprendersi il carico adesso. Infatti, gesticola verso i pacchi del carico impilati ordinatamente sulla passerella di legno del porto. È tutto qui, capitano. Oro e argento per un valore di 800 reales, una settimana di razioni per 10 truppe del valore di 700 reales, medicinali e attrezzature mediche per una somma pari a 800 reales, ed equipaggiamento militare per un valore di 2000 reales. Bene, puoi verificare, Ortega? Ah, eccolo che ho lasciato. Juan Ortega annuisce. Ho tenuto d'occhio i lavoratori sul molo, ho preso uno di loro mentre cercava di intascarsi alcuni dei nostri oggetti preziosi, non cercherà di rifarlo tanto presto. Ottimo, quindi abbiamo fatto bene a lasciare un uomo. Avrò bisogno di cavalli e carri e di alcuni servitori. Naturalmente, visto che il contingente di Noriega sembra aver paura di lasciare i confini della città, potete prendere 3 carri della guarnigione. Credo di poter rinunciare a una dozzina di schiavi che lavorano sul molo per mettere al vostro servizio durante le incursioni sull'isola. Sì, non faccio l'antistorico. Vi prego di prendere accordi immediatamente. Desidero partire non appena le nostre scorte saranno state caricate sui carri. Umberto annuisce e corre verso il palazzo. Isabella di Hiruenes si fa avanti nuovamente. Attendo che inizi a parlare. Spero che perdoniate la mia sfrontatezza, ma mi permettereste di unirmi alla vostra spedizione, Capitan Mazzetes? Avete esperienza in battaglia? Mi sono allenata per molte ore con Umberto, ma no, non ho mai affrontato un vero nemico. Sarei felice di dare una mano, anche solo con i carri o nell'accampamento ogni notte, fino a quando non sarò pronta a combattere. Allora, non sarà una piacevole passeggiata. Adesso l'ultima. Non credete che ci andrò leggera. Leggero? Con voi perché siete una donna. Sotto il mio comando tutti lavorano duramente. Non mi aspetterei nulla di meno, farò tutto ciò che mi viene richiesto. Andate a firmare la vostra domanda di arruolamento con Umberto, allora. Un sorriso scintillante illumina il viso di Isabella, quindi si dirige a passo svelto verso la fortezza per fare i bagagli. Ma mi sa che una persona in più può sempre esserci utile. Oh, direi che forse per questo video può essere anche abbastanza. Controllo quanto abbiamo registrato, ma abbiamo registrato una eternità! Allora, qui ci sarà la prima missione, quindi direi allora che questo lo chiamiamo Mazzetes, salviamo e via. Noi quindi ci vediamo nel prossimo episodio, spero che la serie vi piaccia e lascerò tra l'altro un sondaggio qui per un piccolo parere.
Ci vediamo nel prossimo episodio, spero. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ciao a tutti e buona giornata!